Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, e questa è la mia diretta che faccio ogni mattina, lungo il tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro. In realtà è un tragitto che grosso modo varia sempre. Stamattina ho fatto un sopralluogo in via Grotta Santa, quartiere Grotta Santa, dove ieri un cittadino mi aveva segnalato un'anomalia su un tombino che comunque sia è abbastanza pericoloso. Ho chiesto a Siam se fosse di loro competenza. Siam mi ha risposto che questo tipo di tombini, quando sono fatti così, non è appunto di loro competenza e bisogna scrivere all'ufficio tecnico. Ho fatto un sopralluogo per rendermi conto e ora stamattina farò questa operazione qui. Altri argomenti di cui parlare? Beh, ce ne sono tanti, potremmo discutere per ore di tantissime tematiche. Ovviamente queste dirette durano mediamente tra i 7 e i 10 minuti. Qualcuno mi dice che dovrebbe essere anche più brevi. Uno degli argomenti sicuramente di cui voglio anche chiacchierare stamattina è inerente ai voucher minori. Ve ne avevo parlato già nei giorni scorsi, tantissime persone sono venute in negozio per chiedere se potevano avere accesso al progetto. Noi abbiamo presentato ben 4 progetti per quanto riguarda i voucher minori, però tutti abbiamo risposto alla stessa cosa, ovvero che a causa del comune di Siracusa, nella qualità dell'assessore alle politiche sociali del sindaco di Siracusa, queste persone purtroppo non potevano utilizzare i nostri servizi semplicemente perché le politiche sociali non hanno mai risposto alla nostra PEC del 23 dicembre. E mi duole dirlo, io pensavo intorno alle 450 famiglie, ma poi i dati ufficiali parlano di ben 900 famiglie, perché effettivamente le 430-450 persone sono quelle che ci hanno contattato su WhatsApp. Poi ovviamente c'è da aggiungere tutte le telefonate che abbiamo ricevuto di persone che poi, o per un motivo o per un altro, non hanno scritto su WhatsApp. Peccato perché questi soldini potevano essere utilizzati per dei progetti utili e non così come li hanno realizzato, con tutto il rispetto per le altre associazioni, ma erano progetti mediamente scarsi o comunque sia mediamente non interessanti, semplicemente perché chi già fa fare ai propri figli delle attività, delle discipline sportive, è ovvio, va da sé, che non li farebbe iscrivere ad altre attività sportive, per cui questi voucher sono caduti nel nulla e non verranno utilizzati. Mi dispiace tantissimo per tutte quelle famiglie che addirittura hanno 3-4 voucher. Io ho avuto delle persone che mi hanno scritto dicendo che appunto avevano 360 euro, 8x4, no? 8, 16, 24, 32, scusate, 320 euro, caspiterino. Peccato, vabbè. Ricordatevelo quando ritornerete a votare di questi signori che vi hanno fatto perdere questi soldi. Vabbè. Allora, altre cose di cui parlare. Continua l'approfondimento per quanto riguarda la via Giuseppe Agnello, dove insistono i due siti che stiamo attenzionando, ovvero il Teatro Lineare e la via Tagliata. La discussione sul mio profilo Facebook è inerente più che altro via Tagliata, dove ringrazio le persone che stanno partecipando. Teatro Lineare, alcuni dicono che il Teatro Lineare è solo quello, per cui la via di fatto non ha distrutto nulla, ma questa realtà non può essere, semplicemente perché le tre ricostruzioni che ho trovato anche di altri tempi simili in Sicilia, le dimensioni sono decisamente più grandi, addirittura c'è proprio un rendering 3D che dimostra che quello è solo uno dei quattro lati, teatro doveva essere all'epoca molto più grande. Vediamo, comunque sia, ieri purtroppo dovevo fare una telefonata importante, ma per un motivo o per un altro non ho potuto fare, conto di farlo oggi giornata, e oggi giornata dovrei riuscire anche a chiacchierare, farmi una chiacchierata con la sovrintendenza dei beni culturali, per cercare di capire anche da parte loro qual è lo stato dei fatti. Dopodiché impacchetteremo tutto e invieremo una proposta, una base di progetto di riqualificazione dell'area. Vediamo un pochettino, vi tengo informato sui miei social. Da un punto di vista
delle opportunità. Ricordo che per chi entra nella nostra chat che abbiamo realizzato su WhatsApp e su Telegram, che si chiama Piazza Siracusa, c'è la possibilità di partecipare all'estrazione. Questa settimana, lunedì 27 alle 20:30, faremo l'estrazione di un paio di occhiali da sole Polaroid messa a disposizione dall'ottica da Stasi di via Po. Per cui basta che ogni giorno vi collegate, guardate questi miei video. Io a un certo punto nel video dico il codice di oggi è 0001, e inviare un messaggio WhatsApp con questo codice 0001 al 347 10 97 484. Ma la cosa importante è far parte della comunità, appunto, di Piazza Siracusa, o su WhatsApp o su Telegram. Se non avete il link per entrare, è molto semplice, me lo chiedete in privato, io ve lo giro. Sempre me lo chiedete al 347 10 97 484, io ve lo giro e con calma potete entrare, e da lì magari fa partire qualche discussione, in modo tale che non siamo solo io e voi a chiacchierare dei problemi della città, bensì siamo in alto, siamo in tanti, e poi magari vedere di far partire delle squadre che possono aiutare a migliorare la nostra comunità. Ad esempio domani alle 13:30 è previsto un sopralluogo alla Balza Gradina per renderci conto di quale sia la reale situazione, in modo da poter provare a far partire un piano di intervento anche lì per riqualificare, un po' come abbiamo fatto mercoledì scorso allo sbarcatello Santa Lucia, dove siamo intervenuti una dozzina di persone e abbiamo appunto ripulito l'aria. È l'unico modo. Poi questo tipo di volontariato lo offriremo ai prossimi amministratori comunali, abbiamo già cominciato a incontrare i prossimi candidati sindaci. Quello che offriamo è una risoluzione dei piccoli e grandi problemi dei cittadini, già sappiamo come fare, l'abbiamo dimostrato in questi anni. Ciliegina sulla torta sarà sicuramente il protocollo Tappami da riattivare, in modo da dare risposte immediate ai cittadini che non possono essere presi in giro e aspettare che la buca davanti casa gli venga chiusa dopo mesi, oppure ci deve prima scappare l'incidente. Invece non è così. Il nostro progetto è che nel momento in cui il cittadino fa la segnalazione, la promessa è che entro 24 ore il problema verrà risolto. Abbiamo dimostrato che siamo in grado di farlo, quindi vi invitiamo ad aspettare, pazientare, non promettere il vostro voto a nessuno. Vi suggeriremo noi a un certo punto chi votare dei prossimi candidati sindaci. Vabbè, io me ne vado a lavorare, oggi giornata molto intensa dal punto di vista lavorativo. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!